Si è svolta al Teatro Comunale Scarpetta di Sala Conselina, nell'ambito della rassegna Teatro in Sala, la presentazione della borsa di studio Enzo Polito, istituita dalla Fondazione Montepruno. A illustrare il progetto sono intervenuti il presidente della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, Beppe Polito in rappresentanza della famiglia Polito e per l'associazione I Ragazzi di San Rocco, Josmary Biscotti. In rappresentanza della Montepruno era presente anche il presidente del comitato esecutivo Pierangelo De Servi. Prima della presentazione della borsa di studio, dopo il saluto del primo cittadino di Sala Conselina, Francesco Cavallone, è stato consegnato il premio Campania Lucana, Lucania Campana Enzo Polito ad Alessandra Barone, giornalista RAI e conduttrice del TG1, originaria di Polla. Barone ha parlato del giornalismo, dei valori, dei legami con il territorio e le sue esperienze sia come giornalista sia come cittadina, i suoi legami con il Vallo di Diano e la sua voglia di far vedere quanto sia bello il territorio che ha dato a lei le origini. Il bando, illustrato ai numerosi presenti in sala, prevede un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio a copertura parziale o totale di una masterclass o di un corso altamente professionalizzante in una delle arti, danza, musica, canto e teatro, per approfondire gli studi e le conoscenze specifiche. La borsa di studio, dal valore di 3.000 euro, è destinata a studenti dai 18 ai 30 anni che si trovano iscritti a istituti riconosciuti dal Ministero riguardanti le arti sopracitate o le erogate da non più di 2 anni agli stessi istituti e in possesso di un certificato di invalidità pari almeno al 40%, così da onorare, ha detto Beppe Polito, il padre Enzo che, nonostante la sua disabilità, i suoi problemi di salute, continuava a portare avanti con grande successo il suo talento. Per ottenere la borsa di studio necessitano i requisiti previsti dal bando pubblicato dall'associazione San Rocco. Durante la serata i ragazzi di San Rocco hanno deciso di rendere omaggio al presidente Michele Albanese consegnandogli una targa ricordo e conferendogli il titolo di socio onorario della stessa associazione. Sono profondamente onorato e grato per l'incarico di socio onorario che mi è stato conferito. Questo gesto di riconoscimento mi riempie di gioia e mi motiva ancora di più a continuare a sostenere le meravigliose iniziative e attività di questa associazione. Durante la giornata si è tenuta anche una serie di iniziative di prevenzione coordinate dal dottore Viola. A conclusione della serata, lo spettacolo musicale in onore di Enzo Polito di Lucio e Lucio.